L'invecchiamento è un processo naturale, ma spesso accompagnato da cambiamenti sottili che sfuggono all'attenzione. Con il passare degli anni, molte persone iniziano a consolidare comportamenti che, se non corretti, possono influenzare negativamente la qualità della vita. In questo video esploreremo le 8 abitudini che si sviluppano silenziosamente nel tempo e che la maggior parte delle persone anziane non riconosce. Queste abitudini, se lasciate inalterate, possono ridurre il benessere personale, relazionale e fisico. Non si tratta solo dell'aspetto esteriore, ma anche del modo in cui approcciamo la vita quotidiana. Scoprire quali attitudini evitare è il primo passo verso un invecchiamento più consapevole e dignitoso. Seguendo il video fino alla fine, l'abitudine numero 8 ti sorprenderà e potrai capire come prevenire queste insidie e vivere i tuoi anni d'oro con una rinnovata vitalità e serenità. Prima di iniziare, assicurati di iscriverti al canale Dose Mentale e al canale Telegram per non perdere i prossimi video sulla crescita personale e spirituale. E ora cominciamo. Abitudine 1. Non fare domande. Con l'avanzare dell'età, è comune sviluppare la sensazione di avere già tutte le risposte necessarie. Questo può portare a una progressiva perdita di curiosità verso il mondo esterno ed interno a noi. Smettere di interrogarsi limita la capacità di apprendere e approfondire nuove conoscenze. La curiosità è un motore potente per mantenere la mente giovane e aperta. Anche se sembra di avere già visto o sentito tutto, il mondo continua a evolversi e ogni conversazione, esperienza o nuova idea offre un'opportunità di crescita. Stimolare la curiosità è fondamentale per arricchire la vita quotidiana. Porsi domande, esplorare nuove tematiche e ascoltare attivamente le altre persone consente di aprire la mente e instaurare connessioni più profonde. Un buon consiglio è quello di partecipare a discussioni con l'obiettivo di apprendere, non solo di condividere. Poniti domande su argomenti che non conosci bene, partecipa a corsi o attività che stimolino l'apprendimento continuo. La curiosità è il segreto per mantenere uno spirito giovane e una mente agile. Abitudine 2. Evitare il contatto fisico. Con l'età, il contatto fisico tende a diminuire, soprattutto per chi vive da solo o non ha una rete sociale attiva. Questo può portare a un progressivo isolamento emotivo, riducendo il senso di connessione. Il contatto umano, che sia un abbraccio, una stretta di mano o un gesto affettuoso, è vitale per il benessere psicologico. La mancanza di contatto fisico può influire negativamente sull'umore e aumentare la sensazione di solitudine. Inoltre, il contatto fisico stimola la produzione di serotonina, un ormone che promuove felicità e serenità. Per mantenere un legame emotivo con le persone e sentirsi più connessi, è utile cercare occasioni per interagire fisicamente. Non bisogna aspettare che sia qualcun altro a prendere l'iniziativa. Anche un semplice gesto affettuoso può fare una grande differenza nel migliorare il proprio stato emotivo. Partecipare a incontri sociali, frequentare gruppi o attività che promuovano il contatto umano sono ottimi modi per rimanere attivi a livello fisico e sociale. Non sottovalutare il potere di un abbraccio o di un tocco gentile. Abitudine 3. Non stimolare la mente con nuove sfide. La mente, esattamente come il corpo, ha bisogno di allenamento per rimanere attiva e vivace. Con l'età, molte persone tendono a smettere di imparare cose nuove o di impegnarsi in attività che richiedono sforzi cognitivi. Questa mancanza di stimolazione mentale può accelerare il declino cognitivo, portando a una progressiva perdita di memoria e capacità intellettive. Non affrontare nuove sfide significa accettare passivamente il naturale invecchiamento della mente, limitando la propria capacità di crescita. Per evitare questo, è essenziale continuare a sfidarsi con attività che richiedano impegno mentale. Imparare una nuova lingua, provare un nuovo hobby o cimentarsi in giochi logici come cruciverba e sudoku sono tutte ottime opzioni. Creare obiettivi di apprendimento, come completare un libro complesso o partecipare a un corso online, stimola il cervello e rallenta il declino cognitivo. Le sfide intellettuali non solo mantengono la mente in forma, ma aumentano anche la sensazione di realizzazione personale. Abitudine 4. Evitare la tecnologia.
Con l'avanzare degli anni, molte persone anziane si sentono distanti dalla tecnologia, vedendola come troppo complicata o non necessaria. Tuttavia, evitare completamente l'uso della tecnologia significa rinunciare a strumenti che potrebbero migliorare significativamente la qualità della vita. Le videochiamate permettono di mantenere i contatti con familiari lontani, le app per la salute aiutano a monitorare il benessere fisico e internet offre un mondo di informazioni e opportunità di apprendimento. Affrontare la paura della tecnologia richiede pazienza e un approccio graduale. Iniziare con piccoli passi, come imparare a usare una semplice app o partecipare a un corso per principianti, può fare una grande differenza. Non è mai troppo tardi per imparare a utilizzare uno smartphone o un tablet. Soluzioni e strumenti tecnologici possono diventare alleati potenti per restare connessi e aggiornati. Oggi la tecnologia offre un ponte verso una vita più attiva e indipendente. Abitudine 5. Rimanere ancorati agli stessi luoghi. Man mano che si invecchia, è naturale trovare comfort nella familiarità, frequentando sempre gli stessi posti e mantenendo una routine stabile. Tuttavia, rimanere ancorati agli stessi luoghi può ridurre le opportunità di scoprire nuovi ambienti, persone e stimoli. La ripetitività può portare a una sorta di stagnazione mentale ed emotiva, limitando le occasioni di crescita e socializzazione. Uscire dalla propria zona di comfort è essenziale per mantenere viva la curiosità e stimolare il cervello. Provare nuovi percorsi, visitare luoghi che non si conoscono, anche nella propria città, o partecipare a eventi sociali diversi dal solito, possono offrire nuove esperienze e arricchire la vita quotidiana. Pianificare una visita settimanale a un luogo nuovo o cambiare abitudini semplici, come andare in un diverso bar o parco, può contribuire a mantenere una mente attiva e flessibile. Abitudine 6. Essere troppo critici verso i giovani. L'esperienza accumulata negli anni può portare molte persone anziane a sentirsi superiori alle generazioni più giovani, giudicandole in modo troppo severo. Questo atteggiamento può creare distanze emotive e incomprensioni, rendendo difficile il dialogo e lo scambio di idee fra le generazioni. Essere troppo critici verso i giovani significa perdere la possibilità di imparare da loro, così come di trasmettere saggezza in modo efficace. Per superare questo atteggiamento è utile ascoltare senza pregiudizi e cercare di capire le loro prospettive. Mostrare curiosità e apertura verso il loro mondo favorisce uno scambio reciproco, arricchendo entrambe le parti. Offrire consigli senza imporre la propria visione e valorizzare le loro idee può creare legami più forti, mantenendo vive le relazioni e aprendo nuove possibilità di crescita interpersonale. Abitudine 7. Trascurare l'aspetto personale. Con l'età, molti smettono di preoccuparsi del proprio aspetto, pensando che non sia più una priorità. Tuttavia, trascurare la cura di sé può avere un impatto negativo sulla propria autostima e sulla percezione che le altre persone hanno di noi. Mantenere un aspetto curato non riguarda la vanità, ma il rispetto di sé e la volontà di mostrarsi al meglio. Sentirsi ordinati e presentabili influisce positivamente sull'umore e sulla sicurezza in se stessi. Per mantenere un buon rapporto con il proprio aspetto, è importante stabilire piccole routine di cura personale. Non è necessario dedicare ore al trucco o allo shopping, ma un taglio di capelli ben curato, vestiti puliti e adatti e una postura dignitosa possono fare una grande differenza. Prendersi cura di sé è un modo per esprimere rispetto verso la propria persona e anche verso altri, mantenendo alto il livello di autostima. Abitudine 8. Aspettarsi rispetto senza guadagnarlo. Un tempo, il semplice fatto di essere anziani portava automaticamente a ricevere rispetto dagli altri, ma oggi la situazione è cambiata. Il rispetto non viene più accordato solo per anzianità, ma si guadagna attraverso le azioni e il modo di relazionarsi con il prossimo. Pretendere rispetto senza dimostrare apertura, gentilezza e comprensione rischia di allontanare le persone e creare conflitti generazionali. Guadagnare rispetto richiede ascolto attivo e un atteggiamento di umiltà. Invece di aspettarti che qualcuno ti rispetti solo per la tua età,
è importante mostrare disponibilità e rispetto verso le sue opinioni e valorizzare le sue esperienze. Dimostrare empatia e rispetto verso chi sta attorno a noi crea un circolo virtuoso di fiducia e apprezzamento reciproco, costruendo relazioni più solide e armoniose. In definitiva, l'invecchiamento non riguarda solo il passare degli anni, ma il modo in cui scegliamo di vivere e di affrontare ogni fase della vita. Le abitudini che abbiamo esplorato oggi possono sembrare piccole, ma nel tempo possono influenzare profondamente la qualità delle nostre relazioni, il nostro benessere mentale e la percezione che abbiamo di noi stessi. Essere consapevoli di queste tendenze è il primo passo verso un cambiamento positivo. Non importa quanti anni abbiamo, c'è sempre spazio per evolvere, per migliorare e per abbracciare nuove sfide. La vera forza risiede nella capacità di adattarsi e di mantenere viva la curiosità verso il mondo e le persone intorno a noi. Ogni giorno è un'opportunità per crescere e arricchire la nostra vita, non solo per noi stessi, ma anche per chi sta vicino a noi. E tu? Sei pronto a riflettere su queste abitudini e a fare qualche cambiamento necessario? Ricorda, non è mai troppo tardi per adottare nuove prospettive e vivere una vita più piena e gratificante. L'invecchiamento può essere vissuto con grazia, dignità e una nuova vitalità, basta volerlo. Ti ringraziamo infinitamente per aver visto questo video. Se questo contenuto ti è stato di ispirazione, ti chiediamo di donarci il tuo prezioso mi piace e di iscriverti al canale Dose Mentale e al canale Telegram per altri contenuti su saggezza e spiritualità. Il tuo supporto è fondamentale per noi. Inoltre, condividilo con chiunque pensi possa beneficiarne. Ci vediamo nel prossimo video.